Ok, signori, si ritorna con Black Ops Cold War, seconda parte. Spaccate di like e vi faccio vedere anche la terza, ma non credo che riuscirete a vedere la terza entro oggi, perché si inizia... Sta facendo tardi. Non credo che riusciremo a farcela. Comunque, missione secondaria opzionale di operazione Red Circus. Operazioni che sono state sbloccate sono ora disponibili. Ok. Quindi questa... Operazione Chaos. Red Circus. Operazione C. Non so, vedi di fare questo. Aprite le orecchie. Un ex agente della CIA di nome Robert Aldrich ci ha tradito. Langley crede che lo stronzo stia allestendo con Perseus una rete di spie negli Stati Uniti. Abbiamo ottenuto di recente un floppy disk cifrato da uno dei suoi agenti. Crediamo contenga tutto ciò che vogliamo sapere su quella rete, ma dobbiamo decifrarlo. Sappiamo dov'è Aldrich e possiamo colpirlo anche subito, ma prima dobbiamo decifrare il disco. O la rete di Aldrich potrebbe restare in piedi. In missione potreste trovare informazioni utili a decifrare il codice di questo disco. Occhi aperti. Ok, esami l'indizio, vediamo. Riusciamo a fargli vedere come si fa. Trovato in trappola. Ok, ci mancano robe, quindi. Ah, ce l'abbiamo già? Accesso negato. Se decifriamo la protezione di questo disco, potremmo eliminare l'intera rete di spie. Ecco perché ci servi tu. No, facci vedere cosa sai fare. Un cazzo perché non so il codice. Perfetto, figata però. Dai, facciamo la missione. Quando Mason ha catturato Kasim Javadi, abbiamo trovato su di lui questo messaggio in codice. Crediamo sia per le spie negli Stati Uniti, ma nessuno l'ha ancora decifrato. Fa vedere loro come si fa. Che cazzo ne so io? Allora, facciamo che passiamo a sta missione in realtà. Operazione Red Circus. MI6 ha trascorso l'ultimo anno a rintracciare un gruppo di agenti sovietici infiltrati nei governi europei. Quegli agenti potrebbero essere posizionati strategicamente per eseguire un piano sovietico. Durante una recente operazione abbiamo ottenuto informazioni sulla struttura del gruppo. A capo vi sono tre agenti principali non identificati e gestiti dal maggiore sovietico Vadim Rudnik, legato in passato a Perseus. Sappiamo dov'è Rudnik e possiamo colpirlo. Ma se prima non identifichiamo quei tre agenti, rischiamo di perdere l'opportunità di eliminare tutti gli agenti coinvolti. Controlla la lista dei sospettati. Gli indizi trovati in missione ti aiuteranno a identificare i tre agenti principali. Consiglio di scoprire la loro identità prima di colpire Rudnik. Ok. Allora, io non credo di avere praticamente le robe per poter fare queste due missioni, perché prima di farle dobbiamo prima decifrare... Allora, qui dobbiamo decifrare il floppy disk, io non ho assolutissimamente il codice e qua non ho abbastanza per... Cioè, non c'è... Cioè, sono scarabocchi e numeri, ma come cazzo faccio a indovinare il codice? Mentre qui stessa roba, qua non so un cazzo. Questi sono dei sospettati, dovrei... contrastarli come bersagli, ma non so chi sono. Non so chi sono i veri bersagli. Quindi inutile fare sta missione. Perciò procedo alla prossima. Allora. Ok. Direi che siamo pronti. Facciamo sta missione. Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Ok. Comunque le missioni, quelle lì, diciamo secondarie opzionali, credo si possano tranquillamente fare, ma devo recuperare tutti gli altri indizi delle altre missioni e metterli assieme e quindi farle. Siamo oltre il muro e dentro Berlino Est. Si comincia. Oh.
Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Adler, il vagone sul retro è libero. Andiamo. Io sono il nano della squadra. Appena il treno rallenta, io e te saltiamo. Park Lazar, la prossima stazione. Belle e io seguiamo Kraus. Bene. Il treno sta rallentando, andiamo. Bene, ci siamo! Occhio, le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Una pattuglia. Usiamo il treno per superarlo. Che top! Mi metto sulla banchina. Facciamolo fuori in silenzio. Attenzione. Calma. Aspetta, non vorrei mancare qualche roba, non so. Non so se questi indizi che mi servono li trovo anche qua in giro così. Non voglio perdermeli. Ehi! Hey, che succede? Lavoro per le ferrovie. Vi posso mostrare i documenti. Non si può stare qui! A terra immediatamente! Fermi, fermi, fermi! Ora! Ma cosa? Bel lavoro, ora ripuliamo. Ripuliamo. Kraus arriverà presto al posto di blocco. Saliamo sul tetto. Park, Lazar, quasi in posizione. Ricevuto. Vieni, di qua. Vai. Occhio al riflettore. Sanno come isolare un posto, glielo concedo. Che robetta, eh? Controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momenti. Cerca di trovare Kraus. Merda, c'è più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volkov. Non so che dove sia. Al posto di blocco, quello con la valigetta. È lui. Bene, è il nostro uomo. È Kraus. Non pensavo fosse lui. Vieni. Ah, piccioni, che carini. Park ha attraversato il muro. Fa rapporto. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita.
Ricevuto. Stando alle fonti, Kraus e Volkov si vedranno nel bar dopo la strada. Bene. Dentro c'è la referente di Hudson. Avrà un ombrello blu. Io sorveglio la strada da qui. Ombrello blu, eh? Bell, trova il contatto. Ma non posso andare. Signora? Eccola. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Quindi? Gadget. Buonasera, cosa posso portarle? Una Berliner Weiss, per favore. L'audio è forte e chiaro. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete? Kraus era nella stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. È un assassino. Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una retata, a due isolati da qui. La Stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure zittirlo. È prigioniero qui. Dankeschön. Allerta, credo che Volkov stia entrando. Dov'è Volkov? Qualcuno ti ha seguito. Torna a casa e attendi la nostra chiamata. Cambieremo posto e ora. Lascia gli inseguitori a noi. Oops. Bell, qua in vista. Stanno entrando due della Stasi. Esci da lì, ora! Scheisse. Passa per il bagno. Io li trattengo. Beh, vado a pisciare. Posso sigillarla? Squadra, piano B. Andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Pitesco, ok. I nemici saranno... Mi servirà più tempo. Vai da Lazare Park senza di me. Mi faccio sentire quando posso. Vai. Schon gut, schon gut. Scassina. Wie könnte meine Wohnung von hier aussehen? Ich frage nicht noch einmal. Attenzione, Bell. La Stasi è ovunque. Cos'è? Oddio. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Spostiamo il corpo. Non vogliamo far allertare nessuno, ma tecnicamente dobbiamo andare anche a fare la missione opzionale di quella lì, no? Salvare o zittire. Che arma aveva? Si è fatto il Krieg è potente, è un bel fucile d'assalto. Anche l'MP5 è ottimo per il Krieg. Lo preferisco. Incontriamoci nell'edificio che vedi davanti a te. Non dare nell'occhio, abbiamo già abbastanza casini. Mm.
Ce n'è altri? C'è lui! Riesco di attivare l'attenzione. Ok, abbiamo... Perché incontra la Zalla l'informatore qui invece. Yes, baby. Qua dovrebbe essere abbastanza nascosto, quindi non ce ne preoccupiamo. E qua se c'è roba... No, non c'è un corno. Proseguiamo. Bark, situazione. Sono in un negozio davanti alla casa di Kraus. È appena arrivato. Tu? La Stasi sta rastrellando l'area. Devo nascondermi. Ci aggiorniamo quando le acque si saranno calmate. Bell, raggiungi Park e Lazar subito. Chiudo. Come ti sgamavo? No, cazzo! Oh signore! Vabbè, lasciamo qua, cazzo, ci frega. Qua non posso... Mi fido, sto lì, aspetta. L'informatore qua, ma non so quanto mi convenga passare da qui. Ma non posso passare. Forse ci conviene passare dalla finestra. Evidenzio loro anche. E dai. Ma li evidenzia. Ma li evidenzia. Vabbè, vaffanculo. Ok, mi sa che devo passare per forza. Niente, raga, devo passare per forza da quella. Non sono finestre aperte. Aspetta. Bello, non so neanche come sto facendo. Lasciatemi andare. Vi prego. Ve l'ho detto. Non sono interessate. Tu. Ho visto la tua foto. Ti cercano. Oh. Vedete, operazione Chaos. Perfetto. Leggi, fai vedere. Shuma shuma shuma. Legame rosso. Ah, finora il soggetto. Resistenza ai nostri media, ma recentemente ho portato alla luce alcune informazioni interessanti. Sottoposto a trama specifico soggetto di carattere di lavorare per il KGB. A talpa prendere il gioco degli americani. Ecco. Ah! Devo ulteriore ritratto delle informazioni precedenti in confessione si chiude. Oddio, quindi ha ritrattato. Che faccio? Lo ammazzo? Tenevo d'occhio una struttura del KGB in zona. Io... Come hanno fatto a trovarmi? Sono stato attento. Che cosa c'era nel documento? Non ti puoi fidare di loro. Non so neppure di cosa parli. Ti prego, lasciami tornare dai miei figli. Non lo so onestamente se possiamo fidarci o meno. Non uccidermi. Mi sparo? Non lo so, sono indeciso. Il documento c'ha scritto che si era preso gioco degli americani e poi l'ha ritrattato. Quindi boh, non lo so. Maria per convincerlo, lo liberiamo, dai. Grazie per avermi salvato la vita. Aspetto tue notizie. Vabbè, dai, andiamo, procediamo così, raga. Non so perché ho ripreso altre munizioni, vabbè. C'è una buona rigiocabilità, tecnicamente, perché volendo possiamo rifarci le missioni e fare cose differenti. Sicuramente dobbiamo rifare a prescindere per arrivare agli altri finali. Quindi non vedo l'ora di rifarlo tranquillamente, proprio. Oh, c'è la guardia qui, aspetta.
Perché qui sono scappati? Un po' rischioso, però vabbè. Ah, oddio, pensavo stessero gemendo. Ok, ci siamo. Ben fatto. Non ti ha visto nessuno. Modestamente. Seguimi. Non fiatare. La gente del posto parla. Spettacolo. Abbiamo preso un indizio per una missione opzionale. Vedrò di cercare tutti gli altri. Cerco di tenere gli occhi aperti. Nel negozio di elettronica di fronte alla casa di Kraus. Volevo portarla dei knackwurst di Der Braunbar. Ma è chiuso. Ma che è più avanti. Bene. Perché ho la sensazione che non siano spaiati a caso i... gli indizi. Inizialmente pensavo così, di trovarli così a caso, così in angoli, così. Invece no. Abbiamo beccato quello lì perché appunto era una roba opzionale. Tipo qua ce lo vedrei un indizio, no? Che strano. Eccoci. Poco fa un'auto ha accostato vicino alla casa di Kraus, ma... un attimo. Kraus telefona. Conosco le carte di procedure. Non mi hanno seguito oltre il posto di blocco. Beh, l'individuo a Kraus. La varichetta è al sicuro. Non l'ho mollata un attimo. Dove e quando? Sì, conosco il posto. Oddio. Farò attenzione. Che ne pensi, Lazar? Pare che Volkov voglia la valigetta di Kraus. Per arrivare a lui, dobbiamo piazzarci un tracciatore. Uno di noi si introdurrà a casa di Kraus. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. Ci penserà Bella. Io controllerò all'esterno in cerca di ospiti indesiderati. Park, tu ci terrai d'occhio da qui. Ti darò il mio profilo migliore. What? Bene. Dammi la pistola, che cazzo me ne... A pugni devo andare. Cioè, nel senso... La Stasi sta fermando tutti. Fai attenzione. Bell, ho visto Kraus scrivere su un registro. Cerca di recuperarlo. Buongiorno, se Kraus o sua moglie ti scoprono, la missione fallisce. Ok, vedo di non farmi scoprire. Però sto procedendo alla grande, no? Non sto avendo problemi di nulla. Puoi sedare la moglie se necessario, ma Kraus deve andare all'incontro. Sto per telefonare a casa di Kraus. Preparati a entrare. Fuck. Ah! Ottimo, ora cerca la valigetta. Pronto? Mi spiace, qui non c'è nessuna Freya. Sì, quello è il mio nome, ma quello che... Senta, sono sicura che la sua amica non è qui. O le ha dato un numero sbagliato, o lei ha sbagliato. Certo, si figuri. Buona serata anche a lei. Devo volendo potrei spararle, però. Sono tranquillante. Finché non è necessario. Uia! Bella lì! Ho trovato indizi! Cazzo, erano belli nascosti questi, porco cane. Casualmente li ho beccati. Attenzione, la moglie esce dalla cucina.
merda. Queste cucinano qua di buono. Fuck. La moglie viene verso di te. Ma come verso Ed, me? Sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Sì, Franz, è proprio qui nel soggiorno. Lo metto all'ingresso. Mamma, non trovo la mia coperta. Oh, cazzo. Salgo tra poco, William. Merda, c'è anche il figlio. Posso sparare al figlio? Papà, vieni o no? Kraus esce dall'ufficio. Nasconditi. Lavati i denti. Arrivo subito. Con un cane. Non farti vedere da Kraus. Dove vado? Ma qui non c'è il fumo. Si è sceso di sotto. Questa è la loro stanza, questa, no? Non c'è un cazzo. Mette le mani lo stronzo. Papà, sei tu. Fuck. Fuck. Non ti vedo più. C'è la valigetta. Aspetta, controllo più che altro che non ci sia qualche bombetta opzionale, Regan. Ok, sembra di no, prendo la valigetta. Bell, hai trovato la valigetta? Ho capito. Metti il tracciatore e vattene via subito. Oddio. Oh no. This is bad. Hai lasciato che entrasse nel tuo appartamento. Io non so come abbia fatto ad arrivare ai materiali. Guarda l'infame. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che è merito mio. Abbiamo Greta Keller. Per di più, ce l'ha venduta il suo collega. Pezzo di merda senza palle. Io, mi dispiace, Greta. Il KGB è più generoso. Porco cane, devo ammazzarlo. Finalmente. Perseus ha messo una taglia su di te. Non sei tu a fare le domande. Mi dispiace per te, ma sembra proprio che i tuoi compagni siano impegnati altrove. Mio mondo. Forse potrei usarti. Ma ormai sei merce danneggiata. Dici? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Vlad, cosa? Sparate! Penso a lei e alla valigetta. Tu prendi Volko. No, io prendo anche l'altro. Siamo un po' più critici.
quella granata è tua. Mamma mia. Un altro infame volo soprattutto. Avrei dovuto ammazzarlo prima. Non ho granate, fuck. Frammentazione. Adesso sì. No, non c'è. Ah. Enjoy. Qua non c'è niente. Vabbè, prendiamo questo. Io più di Volkov voglio l'altro merdoso infame. Una spia. Quella spia di merda. Ok, vamos, dai. Sto guardando altro nome. Sì. Eccoci qui. Vabbè, a cagare, va. Finalmente. Bell, a nome dell'MI6, grazie. Volkov è nostro. Meritava di peggio. Andiamocene da Berlino Est. Vabbè, io non li sto uccidendo. Voglio vedere cosa succede. Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro.